Una vita tra l'impegno politico e la ricerca spirituale, negli eventi più importanti del XX secolo, con lo sguardo di un cristiano coerente. Igino Giordani è un eroe del nostro tempo, medaglia al valore nel primo conflitto mondiale, intellettuale cristiano a fianco di Don Sturzo nella fondazione del Partito Popolare, bibliotecario vaticano, saggista, deputato nell'Assemblea Costituente. Giordani entrò nel movimento dei focolari dopo l'incontro con Chiara Lubich nel 1948. Un fuoco gli si accese dentro, come raccontò lui stesso. Padre di quattro figli, aderì ad una vocazione piena come sposato laico all'interno dei focolari, aprendo la strada alla consacrazione delle famiglie. Gli anni della maturità saranno dedicati alla pace e al dialogo interreligioso, alla guida del Centro 1, organismo dei focolarini per l'ecumenismo. Alla morte dell'amata moglie Mia nel 1973, Igino, con il consenso dei figli, decise di ritirarsi nel focolare di Rocca di Papa, dove rimarrà fino alla sua morte, avvenuta nel 1980, a 86 anni. La Chiesa lo venera come servo di Dio, mentre è in corso la causa di beatificazione.